Amici YouTube, Peppino Audace, ragazzi, FC 24 e Football 24. Ragazzi, Roma contro Frosinone. Oggi come ogni volta, Fabio, questo diciamo la funzione campionato. Avevo preso Dybala, ho preso Svilar, ragazzi. In generale, dobbiamo portarlo anche su FIFA la carriera con Svilar. L'attesa per l'inizio di stagione diventi sempre più spasmodica. Messi alla Roma, ragazzi. Allenatore Daniele De Rossi. Luca fa parte della formazione iniziale. Dici qualcosa sulle sue cose. Ragazzi, hanno messo la Roma come squadra di esecuzione che gli permettono di andare al tiro e al cross con facilità. Quello che colpisce di più però è la sua intensità. Ma con Musso non c'è Svilar, Biraghi, Skriniar, Bonucci, Cristante, Tonali, Pellegrini, mamma mia che squadra. Anthony, Messi, Dybala. Nella metà campo avversaria davanti a un centrocampo a tre che regala un bel po' di flessibilità. È un modulo in questa panchina, ragazzi, a Roma pazzesca. Tutto dipende dai siato Roma Frosinone. I due terzi in specie di derby. Bonucci in possesso della sfera Bosch. In grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. L'arbitro Bonucci, calcio di punizione. Punizione. Nessuna sanzione. C'è Reinier. Si gioca all'Olimpico, ragazzi. Valeri. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ciao, ragazzi, Dybala. 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 Ancora Paolo. Il giocatore viene Paolo che lo conosce bene quel campo. Allontana il pericolo. Lorenzo Pellegrini. Pellegrini in mezzo. Turati. 7 minuti. Roma 0. Frosinone 0. Ragazzi, proviamo anche football. Possono ripartire. Prova a darla profonda nello spazio. Bella per Dybala. Attenzione. Lorenzo Pellegrini. Mamma mia, ragazzi, Rinato con Daniele De Rossi. Allenatore, ci abbiamo proprio Daniele De Rossi. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di lanciare in porta con la dovuta precisione. Tonalino. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Tonali. Decide di sfruttare la fascia. Dybala. Accarezza il pallone e va in dribbling. Ah, era buona per Messi. Sbroglia evitando di farsi la domanda. E io il Frosinone però. Ah, credo che l'abbiano messa adesso la funzione campionato. Fa sfoggio della sua tecnica. Riceve in ottima posizione. Serie di finte. Partito. Sì, mamma mia, Turati ed evita complicazioni. E niente, oggi per lui la porta è maledetta. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Tonali. Biraghi. Ci prova proprio Lorenzo Pellegrini. Riceve bene Pellegrini. Conclusione. Ah, ci prova il capitano Lorenzo Pellegrini. Posizione e vedeva bene la porta. Grande partita di decisione giusta. Che ieri gran gol. Roma 0, Frosinone 0. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Vediamo se può capitalizzare. E passa. Pallone raso. Tenta la conclusione. Ah! Gol di Caio Jorge, 1-0 per il Frosinone. La pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Osh. 1-0 dunque.
Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Mamma mia. Ci prova Dybala. Un'azione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Tonali. Pellegrini. Lorenzo. Guarda per Paulino. Riceve bene Pellegrini. Ah, Pellegrini. Ragazzi, Pellegrini, ma qua c'è Turati. Sta facendo una buona prova. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Dybala se ne va. Dybala. Mamma mia, che gol di Paulino. Siamo di nuovo in parità. Una sfida senza esclusione di colpi. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia. Paulino Dybala, ragazzi, 1-1 per la Roma. Adesso la partita può diventare bellissima. Questo è un errore quasi incomprensibile per assisti Messi. Evidentemente manca loro la tranquillità. Gran gol. Si riparte di nuovo in parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Gialli. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente. Attenzione alla Frosinone. Arriva Cristiano Pirlo. Ma ha reso la vita difficile alla difesa. Qua sbaglia la Roma. Difesa ben piazzata, pronta ad assorbire l'inserimento coprendo la profondità. No. Fallo netto, nessuno. Fallo su Reiner, ma prova a superare la difesa con un filtrante. Siano in mezzo. La palla filtrante ben piazzata. Cammusso si arrabbia. La dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta, una volta lì bisogna Musso fare gol. Ah, quanto la allunga Musso, ragazzi? Sulle. Grande anche solo, bel giocatore. Brian Cristante. Sulla destra. Gran prova di forza, palla recuperata. E sarà una semplice rimessa battuta dal portiere. Bosch. Bosch. Bella per Pellegrini, attenzione. Reinier. Ah, Frosinone comunque sta giocando. Ripartire, possono sfruttarlo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male. Brian Cristante. Ecco Dybala. E che giocatore Dybala, ragazzi, che ci giocatore. Pezza, ben fatto. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Qua come l'ha alzata. Per il contropiede. Pallone nello spazio. Osce per attenzione Dybala, che partita. Attenzione, ha rischiato il calcio di rigore. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tentativo. Dybala Kayorga. Un bello spettacolo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione ripetizione su entrambi i fronti. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Prime fasi della ripresa già in corso. La Iraghi ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca la Roma al calcio di punizione. Bravo qua Antonio. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Tonali andrà a cercare i saltatori in area di rigore. Occhio in mezzo. Trova la precisione. A Messi. Bosch. Bella in mezzo, attenzione. La mette in mezzo. E ci provo con la testa. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Occhio al tiro. Calcio d'angolo. Ha letto la traiettoria. Meglio. Ci ha messo il corpo, guadagnandosi gli applausi della panchina. Ottima giocata difensiva. Magari non elegante, ma non importa.
Attenzione, li ho messi per saltare di testa. Il più lontano possibile. Palla fuori, il gioco. Lasciatela, ragazzi, ma... La gioca all'indietro. Prova la conclusione. Cristante. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa ragazzi, allora sta giocando. È stato il controllo del pallone sul primo tocco. Si riparte da Durati. Ci prova con un pallone profondo. Supera il diretto avversario. Ah, ci ha provato. Mamma mia, quanto rischia qua. Davvero diverso, l'hanno scampata bella. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuore ci prova. Ah, ci ha provato, ragazzi, Dybala. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Ci ha provato Paulino Dybalino. Messi. Palla in avanti verso il compagno. Bello intervento difensivo. Pollirola. Oggi autore di un assist. Cercano un'azione veloce. L'affluenza di quest'oggi è di 80.607 spettatori. Palla filtrante per Messi. Lorenzo Bellino. Ecco il tiro. Ah, peccato. Mamma mia, però sta giocando meglio adesso a Roma. Ecco un'occasione di contropiede. Ora Tonali contro Gelli. Mazzitelli. Grande palla di Mazzitelli. Il gioco a destra. 1 a 1 però. Sulle Rainier. Attenzione. Interrompe l'azione. No, ragazzi, punizione del Frosinone. Mazzitelli. Valeri. Pallone interessante in verticale. Può andare. Attenzione, c'è il gol. C'è il gol. Frosinone in vantaggio con Gelli. Gran gol. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Ma ragazzi, questa passaggio sono stati un'intesa. Sta velocità ci sta. Sono in vantaggio di un gol. Miraghi. Toni. Scintille su quel gol. Anthony. Meglio adesso il Frosinone. Solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Tonali. C'è Messi. Può tentare la conclusione. Mamma mia, le deviazioni, ragazzi. Frosinone è fortunata con le deviazioni. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. Ora devono andare all'attacco. Fischio deciso. Si ripartirà con un calcio da fermo. Peccato perché Roma. Sostituzione. Ha dato tutto. Ma le sostituzioni? Ok. Allora ragazzi, mettiamo fuori i Tonali. Mettiamo Neymar, fuori Antoni. E l'allenatore decide di ricorrere alla panchina, cambio per loro. L'allenatore vuole maggiore creatività sulla tre quarti per velocizzare la manovra e creare più pericoli negli ultimi 30 metri. La 70esima, il Frosinone ci ho dato di più. Ma ragazzi, c'ha Svilar eppure c'è due gol. A sinistra con il passaggio. Mamma mia, ragazzi, Neymar. Mamma mia, Neymar. Neymar, 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 Neymar. Un po' di testa, non è finita. Preferisce il retropassaggio. Colpisce il pallone. Pellegrini! Lorenzo Pellegrini, due pari. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse due a duello olimpico, ragazzi. Ovviamente esultano, non è un gol, ma la palla è entrata a causa di una deviazione importante. Sì, c'è la deviazione, ma ragazzi, Pellegrini rapida successione. Non
c'è da sorprendersi di questo. Arrui e Carvaglio. Ed è giusto che lasci spazio a un giocatore fresco. Vediamo se riusciamo a vincere la partita. Mollano mai. Si sono Biraghi. In un momento di distrazione. Adesso la squadra si trovano a dover ricominciare da capo. Biraghi. Valcross. Prova con la testa, peccato. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Attenzione, Soule. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Pallone in aria. Di mezzo. È riuscito a leggere tutto in anticipo e si è portato nella posizione giusta per intervenire. Neymar appena entrato, ragazzi, Neymar lo fa. Se ne va. Ah! Mamma mia, il Frosinone la sta tenendo. Bella partita però. In avanti, devono andarselo a prendere subito. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Pellegrini. Palla filtrante per Messi. Messi. Neymar. Supera il diretto. Neymar. E c'è il gol! Neymar Junior. Cose belle. Si fanno aspettare. 3-2 per la Roma, ragazzi, ma che partita di Neymar. Che partita. Situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Sai, è difficile anche per Turati. Fuori Sole. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Subisce fallo, guadagna. Ma perché? Ha già ammonito Cristante. Difesa dura ma pulita in questo frangente. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occasione da rete. Deviata. Prendiamo poi anche la carriera allenatore su FIFA. Franco Magariello. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Palla filtrante per Messi. Riceve bene Pellegrini. Mamma mia, Pellegrini, ragazzi. Si fa strada centralmente. Ah, Pellegrini. Giocatore incredibile. 6 di recupero. Una bella giocata nello spazio. Cristante. Ah! Si allunga Cristante. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Opportunità di ripartire. Rui riceve un pallone interessante. Non è finita. Il peso del corpo e Sion. Il controllo del pallone. È finita. Ci provano fino all'ultimo respiro. Attenzione, può avanzare e tirare. Ma non ci credo. E mezzo. Prova la conclusione. E finisce quindi la partita. Sono andati vicinissimi. Mamma mia, ragazzi. Ma non è bastato. I dubbi del precampionato spazzati via in 90 minuti. Un'ottima prestazione e i primi 3 punti in cascina. Pellegrini ci ha regalato una prestazione di altissima. È bella questa funzione, campionato. Ma ci sono tutte le squadre. Lazio 5-3. E Roma settima. Empoli. Però ragazzi, bisogna capire un attimo le formazioni. Schema di gioco, eccole qua. Ma non so perché mi dà questa. Eccolo Svilar, ragazzi. Svilar posto di Musso, non c'è niente da fare. Poi Posh. Valutazione live. Sostituti Posh. Calabria.
Ragazzi, Bonucci lo possiamo pure lasciare, ma... Allora, mettiamo... Bruno Fernandes e Cristante lì. Gnabry. Mettiamo Dybala. Anthony. Però ragazzi, Neymar, tanta roba. Mettiamo Leao. Leao qua. Allora, cambiamo i numeri solo. Allora, Svilar 99, ci sta. Skriniar, Calabria, Bonucci, Cristante. Quattro, Leo ci sta. Dybala. Ventuno. Messi 10, Musso 1, Cristante. Skriniar, Biraghi. Ci sta la 3. Calabria 2. Fernandes, ok. Scelta per statistica. Ok, ragazzi, facciamo la prossima allora. È bellissima questa funzione campionato. Contro le squadre del campionato. Ci sta tanto. Allora, si gioca a Empoli. Allora, noi dovremmo giocare con la divisa da trasferta, quindi quella nera. Caprile, Vukcevic, Cherry, Cambiaghi, Zurkowski. Seconda giornata. E poi tipo Benvenuto a il tutti gli amanti Castellani del ci sta. calcio da Fabio Chiesa. Questa serata sembra essere Danielino De concepita apposta Rossi, per una bella la Roma. manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al Ah, massimo Lionel la partita che Messi. ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi C'abbiamo testardi poco di che Roma vogliono vedere naturale, il cioè nuovo forse Reggio Svilar, Calabria ragazzi. vincere. Il Per me è un onore grande essere qui a commentare Svilar. il goleggiese di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di Tifosi della spettacolo e Roma. divertimento vengano confermate. Coli, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e Caprile. il clima pre-partita è davvero intenso. Speriamo di Uperto, assistere alla Uxfazi, partita piena di questo Smiley. pubblico. Cacace, Malè, Grassi, C'è un'idea Gasi, precisa da parte dei mister. Cambiaghi, Cherry, Il 4-3-3 Zurkowski. è un modulo flessibile, ti permette di passare facilmente dal 4-3-3 al 4-5-1, a Daniele seconda della fase di De Rossi gioco che on devi sfilare affrontare. in porta, Per questo gli ragazzi. esterni offensivi saranno la chiave. Gli verrà chiesto di Skriniar, rientrare in difesa Bonucci. per aiutare i compagni a coprire gli spazi e di creare varchi in attacco per favorire l'inserimento dei Mamma mia, compagni. ragazzi, che Se attacco! interpretato con la giusta mentalità, è un C'è sistema Czar di gioco Davids, inevitabile. dopo lo facciamo giocare. E Attacco ora della si Roma fa sul serio, incredibile. si parte. Empoli e Roma. Ha la possibilità di andare verso la porta. Iasi. Oh, Cerca l'uomo là Bonucci. davanti. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere sul Per fondo. Rafa Leao. Attenzione, Leao. Che giocatore, Immobile sul primo Leao. contatto, alla difesa la meglio. Ah, no, ragazzi. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Messi. Errore qui, pallone sprecato. Che pallone, prova il tiro! Vediamo se ci arriva Raffaele Leao. E se ne va Ragazzi, in mamma scioltezza. mia, Leao! Leao! Quanto è forte Rafael Leao si alza. Raffaele La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Leao?
Pellegrini. Dybala. Bella per Leao. Gran palla. Riconquista subito la sfera. Ragazzi, Leao facendo Messi. Passaggio spartito. Ah, ci ha provato. La gioca in profondità. Zurkowski. Allora, mia, ragazzi, tutto di là. Si fa trovare sulla traiettoria. Biraghi, giocatore eccezionale, ragazzi. Il movimento dei suoi in profondità. Leao. Mamma mia, Leao, ragazzi, che giocato. Pazzesco, Leao. Pazzesco. Molto solido qui. Zurkowski. Ha fatto male a venderlo al Milan. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Attenzione. Vero che c'ho Sadio, però, ragazzi, se riuscissi a riprendere Leao. Sfruttare questa azione. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Ok, ragazzi, fatemi sapere se volete anche questa funzione di PES con la Roma. C'è Messi. Cristante. Cristante. Il portiere. Mamma mia, non so, la Roma sta attaccando, vabbè, ma con sta squadra pare anche evidente. Bruno Fernandes. Biraghi. E passa un Biraghino. Però l'Empoli sta tenendo molto bene. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato. Attenzione, Skriniar, mamma mia. Gioca una palla lunga. Ecco Dybala. Certo, è, però Messi prima punto. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva. Mamma mia, Pellegrini in alto, ragazzi. Dybala. Dov'è il contrasto regolare? Caprile. Cacace. E ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Bruno. Il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Bella. Cristante. Libera il compagno meraviglioso. Occhio Pellegrini. Ragazzi, c'era, Tiro sta preparando. La sua Roma praticamente sta giù. Dybala con può provare. Caprile, ragazzi. Ecco il tiro. Oh, ci ha provato rete esterna di Leao. Mamma mia, come gioca la Roma, ragazzi. Come gioca. Poteva fare di più da quella posizione. Beh, fosse una Roma così, fosse una Roma da scudetto, ragazzi. Assolutamente. Grassi. Comunque l'Empoli sta andando da fare alla Roma, voglio vedere quando ci sono Milan, Inter, Juve. Colpisce il pallone. Sfiga Atalanta. Mamma mia, Ismaili, si chiude l'Empoli. Si chiude in difesa. 38 minuti, si è solo chiusa. Era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Algasi. Ghiasi. Ha spazio per cercare gol. Cambiaghi si butta. Gol dell'Empoli. Mamma mia, ragazzi, un'ora ad attaccare. Poi l'Empoli ti fa fuori con Cacace. Gran gol, tra l'altro. Ha trovato tempo giusto sul pallone, la messa. Qua può poco Svilar. Tutta la sua voglia di segnare e anche la sua caparbietà, istinto puro. Si riparte dall'1-0. Raffaele. Che cambia tutto anche nella testa del mister. Adesso ha pochi minuti per ripensare. Mia Leao. Messi. Messi, ma libera. Cosa ha preso? Cosa ha preso Caprile, ragazzi? Ex portiere del Bari. Il portiere è in debito con lui di una cena, come ci minimo. Sarà un minuto di recupero.
sceglie di andare per vie verticali. Attenzione, attenzione in mezzo, ma l'Empoli, ragazzi, sta difendendo bene. Sarà un altro secondo tempo per la Roma. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dove venne il quadro. Un Caprile assurdo. Una sola rete messa a segno, ma anche devo dire tante emozioni e spunti di conversione. Andiamo la Roma che ne ha avuto di occasione. Secondo tempo la Roma. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono Calabria. Ribaltare la situazione. Ibala. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. La Roma ancora avanti, nulla è perduto. Messi. Vabbè, ma le para un po' tutte, le para un po' tutte Caprile. Forza ed evita azzardi. Zurkowski. Ma ha fatto a pararla, non lo so. L'arbitro non. Attenzione, Biraghi. Messi. Conclusione. La cosa ha preso qua, ragazzi? Poi Pellegrini. Bruno. Ecco Dybala. Centrocampo da Roma è Dybala. Prova sul secondo palo. Brutto il cross. Brutto il cross calibrato. 51esimo 0-0. Bella partita. Occhio a Leao. Cacace, autore di una rete. Cacacino. Super attenzione, attenzione, attenzione. Skriniar. Messi. Bella per Leao, Leao. Mamma mia. La difesa si occupa di lui. Vabbè, ma la difesa sta facendo una partita incredibile. Ismaili. Sta palleggiando bene la difesa dell'Empoli. Non è facile. Ecco Dybala. Prova a darla profonda nello spazio. Traversione di Calabria. No! Ma perché l'ultimo impatto non ce l'hanno con la cattiveria? 1997 spettatori. Ragazzi, adesso come palleggia Roma? Calcio d'angolo. Spalleggiando molto bene questa squadra dei rossi. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. L'ha data lunga. L'ha data lunga. Mannaggia. Attenzione, attenzione, ci prova l'Empoli. Un gol ha fatto, sta facendo. Gran palla per Leao, attenzione Leao, 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 mamma mia, Smiley. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però. Però ragazzi, l'Empoli sta facendo una partita perfetta in difesa, perfetta. Il muro della difesa tiene la grande. Mamma mia, Pellegrini su ogni pallone ci va. Assurdo. Bella per Leao. C'è Messi. Può liberare il tiro. Può vedere la porta da lì. Mamma mia! Grassi, ma come gioca? Come gioca l'Empoli? Come gioca l'Empoli? Come si sta difendendo? Bella per Cherry. No, errore. Svilar. Calabria. La Roma a palleggiare tranquillamente. Pellegrini. Dybala, attenzione, occhio alla Roma. Ecco, è brava l'Empoli. L'Empoli sta facendo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ha spazio per provare. Oh! Pellegrini! Mamma mia, che giocatore Pellegrini, ragazzi! Lorenzo Pellegrini! Mi fa impazzire come giocatore Lorenzo Pellegrini. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingegneria. Mamma mia, ragazzi! Come gioca Lorenzo Pellegrini? Così, l'errore ti può costare molto caro. Ha segnato al 77esimo minuto, numero 7. Che giocatore, ragazzi! Che giocatore il capitano della Roma. Aveva dato Ragazzi, riuscissi a portare Totti in questa squadra
Sarebbe perfetto. Ma potrei comprarlo, Francesco Totti. Non si fa sorprendere da quella palla. Rafael Leao prova a superare la difesa con un filtrante. A spazio. Siamo Biraghi. Biraghi. Calcio d'angolo. Adesso ragazzi, come sta giocando la Roma? Sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Bruno che Fernandes. Partita di. Ancora Pellegrini è in partita. È in partita Lorenzo. Spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Bruno può cercare la per Dybala, attenzione Dybala, attenzione, la Roma la vuole vincere questa partita, vuole andare a 6 punti. Riceve la palla, ecco un'occasione di contropiede. Belle Dybala con una buona possibilità, prova a tirare. Pellegrini, mamma mia, s'arrabbia. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Che giocatore Pellegrini ragazzi, che giocatore. Ma è chiaro, secondo me più aggressivi, rischiare qualcosa di più. Ma Pellegrini ragazzi, fisico e recupera un pallone prezioso. Tenta la conclusione. Ah, Messi. E niente, oggi per lui la parte è show d'angolo. Si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Tutti in area di rigore per uno degli ultimi assalti. Allora, andiamo ragazzi. Fuori Messi. Dentro Lewandowski. Attenzione, un cambio. Attenzione. Occhio alla conclusione. Dybala! Pazzesco! Gol della Roma, ragazzi. Difficile fare meglio. C'è stata una deviazione chiarissima, ma il gol viene assegnato al tiratore. Sta vincendo l'Empoli. Poi Pellegrini, gli artefici della vera Roma, secondo me. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Giurkowski. Ah, che Cristante, grande giocatore. Però non c'è fallo. Leva. Dybala. Lewandowski. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Qui può partire il contropiede. Ma questa partita l'ha meritata ampiamente la Roma. Una grande reazione Dybala Pellegrini. Disuniti, secondo gol di Lorenzo Pellegrini. Hanno vinto la partita. Pellegrini ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Direi di sì, ragazzi, Pellegrini. Giocatore strepitoso, straordinario. Chi c'è? Reyes? Verona GB, Cagliari, Roma terza, attenzione alla Lazio. Napoli ottavo. Roma Inter ragazzi, questa ce la facciamo mi sa nel prossimo episodio. E allora finisce il primo episodio ragazzi con eFootball. Facciamo stagione campionato eFootball. De Rossi, vamos, Pepino Audace, e ci vediamo per il secondo episodio di questa modalità.